Ragazzi, eccoci qui. E dopo un mese ritorna la rubrica One Piece Battle, dove cerco di analizzare dal mio punto di vista gli scontri, eventuali scontri possibili in One Piece. Oggi, per la prima volta, parliamo di uno scontro fra due Mugiwara. Ho scelto per questo scontro ipotetico Chopper e Brook. Allora, perché Chopper e Brook? Innanzitutto, diciamo che la ciurma fino a Skypiea, quindi fino a questo volume, era chiaramente divisa in due parti. C'era la parte forte, appunto, con Ruffy, Zoro, Sanji e Nico Robin, e la parte debole con Chopper, Nami e Usopp. L'episodio del fischietto, andatevi a riguardare il volume 27, è abbastanza indicativo di ciò. Successivamente in ciurma entra Franky, che ovviamente entra nella parte dei più forti, e qui vediamo ancora la differenza Thriller Bark con l'episodio del Cerbero e comunque del cimitero zombie, dove vediamo proprio la differenza fra il terzetto debole, quindi con Chopper, Nami e Usopp, e il quintetto forte del 600 Million Berry Jackpot con Franky, Robin e il Monster Trio. Successivamente entra pure Brook. E secondo molti, questo ingresso ha segnato la divisione della ciurma in tre parti, quindi il Monster Trio con Ruffy, Zoro e Sanji, i tre combattenti più forti, il Medium Trio, per così dire, fatto da Franky, Robin e Brook, e il trio debole, appunto, con Chopper, Usopp e Nami. Tuttavia, questa divisione, ci appare anche in diverse tavole fatte da Oda, appunto preparatorie del capitolo, quindi diverse immagini a colori. Tuttavia, secondo me, nel terzetto debole, appunto Chopper è sicuramente quello più in alto, quindi quello più verso il trio medio, e Brook è quello più debole del trio medio. Quindi i due sono, secondo me, molto ben confrontabili. E dopo il time skip sono convinto che la differenza sia stata praticamente annullata. Quindi mi sembrava un buono scontro da analizzare. Per quanto riguarda le abilità combattive di questi due Mugiwara, chiaramente sono molto diverse. Brook, uno spadaccino che fa della velocità, dell'agilità il suo punto di forza, sicuramente non della resistenza, come invece diciamo, ha dimostrato Chopper di avere una discreta resistenza, oltre che un'elevata potenza fisica, anche se non la velocità del suo compagno. Quindi sicuramente hanno caratteristiche abbastanza diverse. Ora io penso che in uno scontro fra questi due, Chopper possa avere delle possibilità di vittoria. Quindi vado un pochino controcorrente rispetto a quello che è il pensiero, medio dei fan di One Piece. Io penso che Chopper possa vincere, e non dico tanto grazie al Monster Point, che appunto sappiamo dopo il time skip può controllare per ben 3 minuti, visto che data la velocità di Brook sarebbe difficile colpirlo con il Monster Point. Io penso che la tecnica più utile che Chopper possa usare per battere lo scheletro sia innanzitutto il Brain Point, quindi che ora può utilizzare senza Rumble Ball, quindi e non abbiamo ancora visto questa caratteristica dopo il time skip, cioè l'individuare il punto debole dell'avversario potrebbe essere, secondo me, perciò per la carta vincente. Prima quello, e poi, una volta individuato il punto debole di Brook, cercare di colpirlo magari con l'Arm Point o l'Horn Point, ecco, che sono secondo me offensivamente le tecniche più forti di Chopper, lasciando perdere il Monster, che è utile, ma come ripeto, è forse troppo lento per un avversario come Brook. Brook, dal suo canto, che comunque anche lui è migliorato dopo il time skip, infatti la nuova spada, la Soul Solid, che gli è stata donata nel paese dei Braccia Lunghe, diciamo, ha dimostrato di essere un'arma particolarmente offensiva. Lui riesce adesso a praticamente unire la sua abilità di spadaccino, la sua velocità, a tecniche anche di congelamento dell'avversario. Qualcuno potrebbe dire che con un avversario come Chopper, che è molto ingenuo, basterebbe anche la semplice tecnica che aveva prima del time skip, cioè il poter addormentare l'avversario grazie alla sua tecnica. Ma se questa è una cosa che succede nei momenti di gag, magari nei momenti ludici, io vi invito a riflettere sul fatto che Chopper, in tutti i combattimenti seri dove è stato coinvolto, appunto, cambia letteralmente faccia. Non è più il timido, ingenuo procione o finto procione che appare durante i momenti nella nave, ma si trasforma letteralmente. Quindi, da questo punto di vista, sia Brook che Chopper, nel momento in cui serve comunque di combattere, si trasformano. Lo stesso Brook, che comunque ha una grande esperienza, ha dimostrato comunque di essere un combattente piuttosto tenace. Quindi, niente, per questo motivo ritengo sarebbe sicuramente uno degli scontri più interessanti fra i Mugiwara, forse uno dei più equilibrati, ma un po' per simpatia, un po' per i motivi che vi ho detto, mi sento
di puntare i miei pochi centesimi su Chopper, ovviamente vincitore con molte difficoltà, grazie al Brain Point e alle altre combinazioni che ho detto. Tra l'altro, ecco, la tecnica di Brook di poter tirar fuori l'anima dal proprio corpo contro Chopper non sarebbe praticamente utile, tranne che appunto nell'ipotesi in cui venga infusa nella spada, perché altrimenti sappiamo che finché lui utilizza questa tecnica, il suo corpo rimane fermo, immobile, è comunque una tecnica più utile per quanto riguarda magari esplorazioni o cose di questo tipo, piuttosto che nel mero combattimento. Comunque, anche visto che Chopper è più giovane, io penso che possa avere dei margini di miglioramento maggiori e da qui alla fine sia destinato a superare lo scheletro. Fatemi sapere voi come la pensate su questo scontro tra Chopper e Brook. Se volete darmi qualche spunto per magari le prossime One Piece Battle, scrivetemelo qui sotto. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Questa settimana il capitolo non esce, quindi ne parleremo settimana prossima. Un saluto a tutti, ragazzi, da The Name Before Tokyo e buone feste di metà agosto. Ciao!